qual è il problema di questo autoclave? Che roba buona, è scassato, come mangia ricci? Che cosa c'ha di rotto? Fatemi capire. O tubo là di là. E quel tubo rotto cosa comporta? Esce l'acqua, ma dentro lo mai esce per fuori. Sarà rotto il tubo. E qua dentro l'acqua non ci va. E dove? E tu allagato, non prende. Quella da noi. Fa abbattatura, va dentro il salvatore. È giusto. Ma quando lui è stato galleggiando, l'acqua esce, no? Invece si va, no? Esce là perché per darla di dollo. Quindi ci sta una perdita e c'è un galleggiante che non funziona. E sarò galleggiante, non lo quindi, so. Quindi sostituendo il galleggiante, praticamente avrebbe risolto. Ma per esempio il tubo se ne scorre pure. Se vogliamo andare dietro di là, vi faccio vedere tutto meglio. Cioè quelle macchie che stanno a terra là di acqua è legata all'acqua che esce da questo tubo. Tubo appena a chilo salvatore lo vorrei. Questo tubo sta che va a chilo salvatore. Questo qua che va a salvatore. Quindi questo arriva nel serbatoio. E lì ci sta, in quel punto ci dovrebbe essere la perdita. Praticamente come voi avete detto poco fa, quando è pieno spruzza qua fuori. Tutto rinchiude, e se non è quindi va all'interno e esce da fuori. E provoca tutto sta. Tutto che sta qua fa. Tutto l'umido che noi vediamo ancora qui. Se voleste fermare l'acqua girando questa chiave. Non si ferma. Perché? Non si ferma, guasta. Se questa funzionasse? Io chiudo, l'acqua non ci va più. Non ci va più. E va l'acqua diretta sopra. Ma siccome questa non funziona, l'acqua ci va sempre, esce sempre fuori. Specialmente la sera in poi, e non se ne capisce niente qua, potremmo chiamare la barca, come devo dire, di sera. Poi stamattina che sto qui, 6:30, 7 che abbassa a tutto alla casa. Infatti, ma sapete pure. Ed ecco l'acqua che fuoriesce dalla perdita, guardate quanto è abbondante. È una perdita che si è verificata da quanti minuti, signor Antonio? 5 minuti. 5 minuti. La perdita che si sta verificando in questo punto, che è visibile e sensibile, guardate, l'acqua si accumula sul fondo, creando anche pericoli dal momento che qua si tratta di un impianto elettrico. Come vedete l'acqua che scorre si va accumulando in basso proprio da tra gli ingranaggi e anche nell'impianto elettrico di questa zona, e da qui fuoriesce andando ad allagare attraverso l'ingresso del vano a scala dove ci sono gli ascensori, e poi fuoriesce attraverso la parete da quel punto. Praticamente apparentemente sembra nulla, ma nel giro di 5 minuti si è già creato un vero e proprio lago. Guardate quanta acqua si è formata. Qui qualche istante fa non c'era nulla, mentre parlavamo con i residenti che ci raccontavano del problema non c'era niente. Senza un intervento immediato dei responsabili dell'Istituto Autonomo Case Volari questa situazione non si risolve, e considerando il fatto che le infiltrazioni d'acqua sono pericolose c'è un rischio anche per la stabilità dell'edificio, perché è evidente che l'infiltrazione ha già raggiunto un certo livello nella parete, da quelle che sono le macchie che sono rimaste sulla parete. Quindi in pratica il fenomeno si verifica perché sopra non stanno utilizzando l'acqua. Dovrebbe staccare, il tubo è guasto e esce fuori. Questo è. Quindi sopra non si usa acqua in questo momento, se non gli serve l'acqua, l'autoclave si riempie, il serbatoio si riempie automaticamente, lo sentite, vedete? E non avendo più un galleggiante che funziona, essendoci una perdita nel tubo, l'acqua esce fuori creando il problema. A questo punto intervenite voi. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere, vi faccio vedere. Antonio aziona in modo manuale l'autoclave, portando su l'acqua nelle case. Questa operazione voi la fate durante il giorno, ma anche durante la notte. La notte qua sale.
una volta più volte, più di una volta. Quindi si era costretto a fare un po' la guardia. La guardia, sì. Ma chiaramente se l'acqua non verrà utilizzata, qui dentro si allaga. Allora, è normale. Acqua raggiunge una certa altezza. Certo. Più o meno quanto secondo te? Questa è 20-30 cm. Fine a parte qua. E questi sono problemi che avete segnalato alla direzione dell'IACP? Signor sì. E quanto tempo fa? 2 mesi già. Possibile che le cose debbano andare così?